Amici sportivi, amanti del grande wrestling, benvenuti a un nuovo appuntamento con le telecronache del Pandita. Quest'oggi siamo a Jacket Metal, puntata del 9 settembre del 2000, e qui vediamo un tag team match con protagonisti i Lowdown. Ma se ho scelto questo incontro non è sicuramente per i Lowdown, una delle coppie più dimenticabili della storia del wrestling, ma per un componente del team avversario. Ovviamente parliamo di due jobber. Dalla parte abbiamo appunto i Lowdown, D'Lo Brown e Chaz. Dall'altra parte abbiamo la coppia formata da B.J. Penn e Doug Basham, ovvero il futuro membro dei Basham Brothers assieme a suo fratello gemello Danny. E qui però c'è una grande offensiva da parte di B.J. Penn e Doug Basham. Qui una grande power slam da parte di B.J. Penn su D'Lo Brown. Poi c'è il tag, entra Doug Basham. L'arbitro del match è Jimmy Corderas. Ovviamente qui parliamo di un match di prova per il giovane Doug Basham, che dopo un buon vantaggio procurato da B.J. Penn purtroppo subisce l'azione dei Lowdown. Prima una sidewalk slam da parte di D'Lo Brown, poi c'è il tag, entra Chaz, ex membro dei Headbangers, che è lui adesso che va con una power slam su Doug Basham. Poi cambia obiettivo, va su B.J. Penn e va con una sorta di jackhammer da parte di Chaz su B.J. Penn. E qui Chaz con cambia obiettivo, ritorna sul nuovo legale del match, ovvero Doug Basham, che adesso subisce una serie di chop da parte di Chaz. Poi dà il tag a D'Lo Brown, doppia di sweep e doppio flapjack, o comunque un volo da parte di dei Lowdown ai danni di Doug Basham, che adesso subisce, come dire, l'azione dei Lowdown. Qui attenzione, D'Lo Brown va con il suo classico deck drop. Una coppia veramente dimenticabile, quella dei Lowdown, perché abbiamo di fronte due ex membri di due team differenti. D'Lo Brown faceva appunto parte della Nation of Domination, mentre invece Chaz, come detto in precedenza, faceva parte degli Headbangers, ovvero i metallari. E qui attenzione, B.J. Penn dimostra ancora una volta di essere molto più in gara rispetto al suo compagno Doug Basham, che otterrà più importanza nella WWE successivamente nel 2003, quando appunto a SmackDown formerà con suo fratello Danny i Basham Brothers. E qui attenzione ancora B.J. Penn, attenzione, se sta mostrando bei numeri B.J. Penn, anzi quando è lui coinvolto nel match i Lowdown non hanno vita facile, mentre invece quando c'è Doug Basham, come dire, le cose cambiano in maniera abbastanza radicale. Per cui attenzione, Doug Basham va con una sorta di bulldog su Chaz. Attenzione, scambio di colpi, vediamo chi avrà la meglio. Sembra appunto proprio Doug Basham, che qui lo vediamo anche con i capelli, cosa piuttosto particolare e piuttosto strana. E adesso Doug Basham dà il tag a B.J. Penn, a risweep. Però Chaz riesce ad evitare il colpo e DDT da parte di Chaz su B.J. Penn. Comunque una gran bella vetrina questa per B.J. Penn e Doug Basham, che ovviamente con questi match, come dire, si mettevano in mostra per i dirigenti della WWF. E qui attenzione, c'è il tag, rientra D'Lo Brown, mentre entra anche dall'altra parte Doug Basham, che entra solamente per volare. E qui attenzione, neckbreaker da parte di D'Lo Brown, che poi cambia obiettivo e va su B.J. Penn, lo fa volare. Attenzione a Chaz, si lancia su D'Lo Brown, addirittura lo schiaccia con le corde, mentre D'Lo Brown si occupa di B.J. Penn. Attenzione ai Lowdown, alzano B.J. Penn, lo schiacciano per terra con questa sorta di doppia powerbomb. Poi Chaz si carica Doug Basham sulle spalle, lo porta all'angolo. E qui attenzione, potrebbe arrivare la mossa finale per i Lowdown, una combo superplex di Chaz
con lo Sky High di Dilo Brown per il conto di 3. Vincente, vittoria per il Lowdown. Quindi Lowdown, nonostante BJ Penn soprattutto si sia fatto vedere, comunque guadagna una vittoria in questo match qui da Jacket Metal, uno dei show secondari della WWF. E su questo vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!